Siamo qui con Luca Argentero, protagonista del film Ciao Ciao Ciao. Parlaci del tuo personaggio. Allora, no, scusa, tergiverso perché sarà 22 millesima volta. Vabbè. Allora, Corso è un investigatore privato, si imbatte in due cadaveri, apparentemente non hanno nulla a che fare uno con l'altro, da qui iniziano le sue indagini che porteranno ad aprire il vaso di Pandora, insomma, da cui usciranno tante rivelazioni nel corso del film, sono quelle che poi danno luogo a tutti gli eventi. Ma è brutto raccontare il film prima che il film sia in sala, quindi dovete scoprirlo, un poliziesco, un noir, c'è un omicidio, c'è un killer da scoprire, ci sono delle indagini, c'è un investigatore privato, questo vi basta. E come ti sei preparato? Hai visto il film? Sì. Ok, allora... Per questo te lo chiedo. Ok. Molto sta al lavoro che si fa normalmente con il regista in preparazione, quindi... da tanti spunti, tanti film da rivedere, tante cose da leggere, tante cose da immaginarsi del passato di un personaggio che è poco raccontato, o meglio, la parte non raccontata è quasi più importante della parte raccontata, quindi tanto lavoro sul costume, un po' di lavoro sulle coreografie, perché sono degli scontri fisici, quindi vanno preparati, un po' di lavoro col cane, non so se hai visto, un cagnino con tre zampe, sono stati 2 settimane a lavorare con lui, è quello che si fa normalmente per un film. Quanto sei autocritico? Molto, però devo dire che questa volta sono molto molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto, quindi spero che piaccia anche a voi che ci state guardando, speriamo. Sei uno degli attori più conosciuti del cinema italiano, soprattutto in questi ultimi anni. Hai lavorato anche con personaggi importanti, per esempio nel film Mangia Pregama hai lavorato con un'attrice importantissima, ce ne vuoi parlare tu? È stata una piccola esperienza in un grande film con dei grandi attori americani, è stato bello perché è un piccolo modo per sognare, insomma, per annusare quel mondo che è così lontano, ma alla fine è così, così simile, insomma, di fatto la troupe è la stessa, il lavoro che si fa è lo stesso, solo che sono quelli che anche noi guardiamo come in grande ammirazione da spettatori, insomma, sono i miei eroi, è stato bello perché è stato un piccolo sogno. Se fai un saluto per Blog Taormina. Amici di Blog Taormina, ci vediamo al cinema dal 20 con Cia Cia Cia, mi raccomando andate a vederlo e fatemi sapere se vi è piaciuto. Io aspetto le vostre recensioni, i vostri commenti. Ciao. Grazie.